È l'alba di un nuovo giorno, è il 19 ottobre del 2022, guardate che meraviglia il crinale di Monte Pecoraro, anzi più precisamente si chiama Lubello, da dove scendono i lupi purtroppo a divorare anche gli ovini. Adesso andremo a Mongiana e faremo un giro lì sperando di trovare il sindaco. Il suono dei campanacci è una meraviglia per le nostre orecchie, sa di natura, di tradizioni, ma soprattutto di impatto naturalistico molto molto forte. E dopo l'alba trascorsa a Monte Pecoraro abbiamo fatto la diretta live Nozioni sul Lupo prima parte. Oggi, sempre 19 ottobre 2022, ci troviamo alle 8:30 nei meandri di un bel paese che adesso andremo a raccontare. Si chiama Mongiana, provincia di Vibo Valentia. Questo è il benvenuto che il paese ci dà con questi alberi secolari e questa luce solare che li attraversa. Speriamo una giornata di sole. Adesso vedremo Mongiana, le ferriere e magari, chissà, faremo anche qualche video particolare. Ed eccoci arrivati in questo paese che si chiama Mongiana. Adesso andremo a vedere i vicoli storici, quelli che ci riportano un po' indietro nel tempo. Questa è l'entrata del paese, di questo bellissimo paese. È un paese con gente ospitale dove i valori sono ancora di casa. Andremo anche al Museo delle Ferriere, speriamo di trovare anche il sindaco oggi. Si prevede una bella giornata. Come vedete, tutte le case sono in fila indiana, molte sono ormai disabitate, che la gente è emigrata, però ci sono ancora un sacco di paesani, gente che ci saluta, pure a Mongiana ci conoscono. Questo è anche il bello della diretta. Adesso ci addentriamo verso il centro storico, guardate, sembra quasi un presepe. Ecco, questa a destra è la scuola. Infatti ci sono ragazzi con le mascherine che aspettano di magari essere accompagnati. Vedete, sembra veramente un piccolo presepe. Questo sulla sinistra invece è il comune, quindi adesso gireremo a sinistra e andremo verso le ferriere. Gente in movimento nel centro storico di Mongiana. Come vedete dinanzi a noi un palazzo d'epoca che richiama gli anni che furono. Adesso non so di che anno precisamente, però è un bel palazzo anche da vedere, magari anche da abitare. Dietro Monte Pecoraro, la cima più alta, 1425 metri, passo di Pietraspada 1345. Poco fa avevamo fermato un signore per fare un video, un'intervista, ma qua magari la gente, che vuoi, è timida, si vergogna. Salutiamo la ditta di Luigi Vallelonga, legnami, che è passata in questo momento. Il bello delle interviste, dei video, i Gigi, è che si fa anche pubblicità gratuita. È bello ringraziare e salutare gli amici, i conoscenti. Vedete, queste sono le targhe che ci sono qua a Mongiana. C'è la Proloco, c'è l'hotel ristorante degli amici che salutiamo, il museo Reali Ferriere Borboniche. Quindi vedete, come vi dicevo, sembra un piccolo presepe, tante case disabitate, tante case carine, ma la cosa bella di questo paese è anche la parrocchia della Vergine delle Grazie. Adesso segna come mio orologio le 8:45. Fra un po' andremo anche al parco di Mongiana, perché no, e poi magari chissà se vedremo il primo cittadino di questo meraviglioso borgo. Ancora in diretta dalla bellissima Mongiana. Questo è un monumento dedicato ai caduti, ma la bellezza è alle nostre spalle. Questo albero immenso, grandissimo, che ha un'estensione in altezza di almeno 20 metri, in larghezza oltre 30 metri, ma andiamo a vedere in diretta il fusto. Ci vogliono almeno 5 persone che si tengono mano per la mano per poterlo abbracciare, è immenso. Ed è in un giardino di una villa antica. Questa è la panchina invece
dedicata alle donne, non alla violenza, la panchina rossa. Poi ci sono una serie di panchine e questi sono degli alberelli che potrebbero essere scambiati per le querce rosse, ma che non lo sono. È la parrocchia della Vergine delle Grazie dietro di noi. Adesso andiamo a vedere se becchiamo il sindaco Angiletta per una piccola intervista e poi andiamo al Museo delle Armi e gireremo un po' oggi per il paese alla scoperta di questo stupendo paese. Giardino, pavimentazione curata. È uno stabile a dir poco eccellente. Ritoccato con infissi nuovi, con balconi in granito e ringhiere in ferro battuto che riprendono lo stile anni 30. Questo è il comune di Mongiana. Adesso voglio farvi vedere in diretta tutta la parte dietro lo stabile, dove a parte le rose meravigliose curate e le palme, c'è anche una veduta invidiabile. Dal comune di Mongiana è possibile vedere una parte del paese di Mongiana. Vedete, ci sono stile, ville stile Liberty, quindi case antiche. Si vede in fondo il Museo delle Armi, che allarghiamo, lo vedete qui di fronte, tutta la parte di Monte Pecoraro, ma soprattutto alberi di mele. Che riempiono questi giardini di queste ville stupende. Quindi vedete, a Mongiana c'è tanta cura negli stabili, nelle case. I giardini sono curati ad hoc. Uno potrebbe dire: ma questi sono i classici pungitopo di cui ci parli sempre, che è vietata la raccolta. No, sono altri frutti, sono delle bacche rosse, frutti prediletti anche dai lupi. E queste in fondo ci sono, vedete, le case popolari, e tutta la parte più scoscesa di Monte Pecoraro, che abbraccia Mongiana. Adesso vediamo anche delle case qua sotto, fatte da poco, nuove, molto molto carine. Oggi la tecnologia ci aiuta anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di energia, di calore. Quindi vedete, oggi troviamo la maggior parte dei tetti con questi bomboloni per l'acqua calda. Quindi guardate, questo è il comune di Mongiana, davvero carino, davvero. C'è anche la telecamera, magari staranno dicendo: è arrivato GJ, sindaco, mettetevi la cravatta, veloce, che sta per salire GJ. Guardate che curato il giardino del comune di Mongiana. E questo presumo che sia il vecchio comune, questo sulla strada, ma poi chiederemo spiegazioni in merito. Qui c'è una fontana del 1987 in granito. Guardate che bello, soprattutto guardate questo giardino quanto è curato. Entriamo. Ancora in diretta da questa bellissima sala, guardate quanti quadri che raccontano di questo meraviglioso borgo di Mongiana. L'ordine del giorno: oggi ci troviamo con un volto noto, il primo cittadino di Mongiana, il signor. Salve, io sono Francesco Angilletta, sindaco di Mongiana. Senta, vediamo dietro un quadro meraviglioso, da chi è stato fatto, se si può sapere. Allora, questo è un quadro che è stato realizzato il 14 agosto, è stata realizzata a Mongiana una estemporanea di pittura sotto l'impegno dell'Associazione Socioculturale Momò, che ci ha prestato per qualche giorno questi quadri. Abbiamo sia il primo che il secondo premio, che qui è alle mie spalle, nonché il premio della giuria popolare. Questo cosa rappresenta? Questo è un nostro palazzo storico, il Palazzo Morabito, che si trova in Piazza Regina Elena ed ha ricevuto il premio della giuria popolare. Senta, io girando prima di venire qua ho visto un sacco di palazzi antichi, ma belli, belli davvero. Di chi erano? Famiglie nobili? Allora, quello che tu trovi qui a Mongiana in generale sono edifici e strutture che sono state costruite durante
il periodo, periodo nel quale funzionava la fabbrica d'armi. Sono tutti edifici che sono stati costruiti in quell'epoca, quindi appartenevano o ai dirigenti delle strutture, degli impianti, oppure a ufficiali dell'esercito borbonico. Senta, ho visto anche un albero grandissimo, maestoso in piazza di fronte alla chiesa. Che tipo di albero Allora, io non sono un esperto, ma mi dicono che è un cedro libanese, è storico infatti, stiamo cercando in tutti i modi di salvaguardarlo, anche se avere una pianta così maestosa proprio al centro del paese, crea qualche difficoltà, qualche timore, diciamo. è? Senta, lei come sindaco di Mongiana, in questo momento ha qualche idea, se si può dire in più, cioè ha qualche progetto da, insomma, da attuare per la comunità? Allora, progetti ce ne sono, idee ce ne sono tantissime, ma il tutto si racchiude in un concetto che noi abbiamo cercato di realizzare, di mettere in campo dall'inizio, che è quello di trovare gli strumenti adatti e i percorsi giusti per riconsegnare nelle mani della comunità quello che gli appartiene di diritto, partendo dalla propria storia, ma anche finendo con i luoghi, con le proprietà che sono del comune, dell'amministrazione. Parliamo sia dei nostri edifici storici, ma anche delle nostre proprietà ambientali. Noi abbiamo tantissimi boschi, oltre i 400 ettari, che possono essere utilizzati per pensare una crescita socio-economica che in questi territori manca da tempo. Senta, per chi non conoscesse Mongiana, volesse venire qua, no? Lanciamo un messaggio turistico, cosa c'è da vedere di bello in questo meraviglioso paese? Ma qui a Mongiana io ho fatto questa esperienza, siccome sono anch'io venuto a vivere in questi territori. Qui a Mongiana si scoprono tante belle cose. Si scopre una storia fantastica, una storia straordinaria che vede questo piccolo luogo delle Sere Calabre come un centro nevralgico durante proprio il regno delle Due Sicilie. Qui c'era un'industria importantissima dove si faceva il ferro, dove si costruivano anche i pezzi delle armi che poi fornivano gli eserciti borbonici. Quindi una storia veramente particolare che è una bella sorpresa. E poi ovviamente abbiamo una situazione ambientale incontaminata, bellissima. Ci sono dei percorsi nelle nostre montagne che sono incantevoli. Quindi per passare un periodo in tranquillità e fare delle esperienze nuove che possano, come dire, anche sorprenderci, Mongiano è il posto ideale. Senta, Villa Vittoria, Parco di Mongiana, cosa c'è di bello da vedere? Villa Vittoria e ti ringrazio per questa domanda. Villa Vittoria è un gioiello, è per noi una risorsa importantissima, ovviamente un attrattore turistico di primo livello, eccellente, e grazie come dire, alla capace gestione di chi dirige tutto l'ufficio di biodiversità, trovi all'interno dei percorsi didattici per quanto riguarda proprio argomenti ambientali che sono straordinari. Oltre al fatto che, ripeto, è un gioiello tenuto benissimo, è un luogo ideale soprattutto per i più piccoli per apprendere sia informazioni per quanto riguarda piante, quindi flora, ma anche per quanto riguarda la fauna. C'è un percorso faunistico con animali da vedere e poi ci sono i carabinieri forestali che si prestano sempre a guidare, a spiegare, a raccontare a tutti quello che di bello c'è all'interno. Per noi è una cosa importantissima. Senta, avete una montagna stupenda alle spalle, Monte Pecoraro. Si parla ultimamente di lupi, del ritorno di questo predatore. Mi accennava prima dell'intervista a un progetto, se ci vuole dire qualcosa. Allora, ti parlavo di un progetto che era stato realizzato all'interno del Parco Naturale Regionale delle Serre, dove noi come collaboratori del parco andavamo nelle scuole a raccontare un po' quelle che sono le caratteristiche degli animali. Si parlava appunto del lupo e oggi è sicuramente un momento straordinario sapere che nei nostri territori si è arrivato questo animale che arricchisce ulteriormente la biodiversità che già è molto, molto sviluppata su tutto il territorio delle serre. Va bene, senta, io la ringrazio di questa intervista. Grazie Piatto tipico, veloce, l'ultima domanda. Piatto tipico di Mongiana? a te. Tagliatelle ai funghi, ovviamente, i funghi che è un prodotto di questo territorio straordinario.
Questo ovviamente è un altro elemento, prima dimenticavo che quando si viene a Mongiana si mangia benissimo, abbiamo dei ristoranti, abbiamo delle realtà che preparano i pasti tipici del luogo in maniera straordinaria e il fungo la fa da padrone. Va bene, sindaco, grazie e buona giornata. Grazie, grazie a te. E questo è il museo di Mongiana, Reali Ferriere Borboniche. Un giorno entreremo, come vedete tutte le case antiche in pietra, in questo centro storico meraviglioso dove ci sono fontane in granito e pavimentazioni in porfido. E chiudiamo questo video dal borgo antico di Mongiana con la panoramica di Monte Pecoraro vista da dietro in veste autunnale, ringraziando tutti coloro che ci seguono sui social, su YouTube, ringraziando gli abitanti di Mongiana sempre così ospitali, ringraziando il primo cittadino, il sindaco Angiletta. Un saluto a tutti. Da GGJ. Ancora in diretta dal territorio del Parco regionale delle Serre Calabre, sullo sfondo guardate Monte Pecoraro, bellissimo Monte Pecoraro, qui è pieno d'aironi, io vorrei farveli vedere. Gli aironi hanno un volo particolare, con la loro apertura alare, volano nel cielo con eleganza, che quando li guardi sembra che vadano al rallentatore. Sono uccelli particolari che hanno trovato nell'ultimo ventennio il loro habitat naturale, la giusta umidità con i laghi, con i fiumi e con una natura davvero selvatica. Questo è Monte Pecoraro, la catena di Monte Pecoraro, vista alle spalle, e sullo sfondo la ditta di Luigi Vallelonga che salutiamo con sede a Mongiana. È una giornata meravigliosa, oggi 19 ottobre 2022, abbiamo intervistato il sindaco Angiletta che salutiamo, abbiamo rivisto volti amichevoli che era da un po' che non vedevamo, insomma Mongiana, paese dell'accoglienza. Abbiamo trovato anche delle castagne, dei funghi, quindi una giornata a dir poco soddisfacente. Questa mattina, se avete visto sul mio profilo Facebook, su YouTube, su Instagram, ho caricato il video della diretta dove prendeva un po' il telefono. Eravamo a Monte Pecoraro e ho voluto rendervi partecipi delle nozioni, un po' di nozioni basilari di questo magnifico predatore che è il lupo. Adesso sono quasi le 11, ci troviamo su una strada ad alta percorrenza tra i territori di Mongiana e Serra San Bruno. Qui vicino il borgo di Ninfo, molto ospitale, e anche il villaggio Abete Bianco, casa vacanza. Beh, abitare in questa zona delle serre è a dir poco stupendo. Tu ti affacci la mattina, mentre ti bevi il caffè, ammiri la catena montuosa dinanzi a te, che poi in autunno prende, diciamo, si trasforma, no? Come in primavera, con colori mozzafiato. Siamo andati anche a trovare il prete di Mongiana, oggi non l'abbiamo trovato, ritorneremo a parlare di fede, di culto, di tradizioni e di feste nel borgo di Mongiana. Io vorrei farvi vedere sulla mia sinistra questi castagni secolari dove hanno nidificato degli aironi. Ovviamente non si può vedere bene, ma poco fa un aerone proprio si era posato e si vede un po' il nido. Purtroppo l'occhio umano è la migliore macchina fotografica, quindi quello che si vede con gli occhi non si vedrà mai con nessun telefono, con nessuna fotocamera o telecamera. L'occhio è la migliore macchina fotografica. Infatti, se voi provate di sera a guardare la luna, non riuscirete mai a immortalarla così bene come quando la vedete con i vostri occhi umani. Quindi vi ricordo le Serre Calabre. Un luogo spettacolare, incontaminato, che rispetto alla Sile è meno monotono. Ci sono pareti rocciose, cascate come le più alte della Calabria, la Ferdinandea, 120 metri d'altezza, visitabili in tutte le stagioni, autunno, inverno, estate, inverno, come ha detto il nostro amico intervistato, autista,
di questo meraviglioso posto che porta i passeggeri avanti e indietro. Insomma, nelle Serre Calabre, oltre all'Uva, al Cinghiale, troviamo luoghi incontaminati. Quindi secondo me bisognerebbe davvero investire di più in Calabria. In Sicilia, per esempio, il turismo è forte, funziona anche nei piccoli paesi. Invece qua in Calabria i piccoli paesi purtroppo sono abbandonati. Dovremmo trasformare le case vuote in B&B e accogliere i turisti e spiegare loro quanto di bello si possa trovare in questo nostro territorio. Io mi auguro che un domani con i miei video, un domani facendo corna, non quando non ci sono più, un domani, tra virgolette, la gente possa dire: beh, vado a vivere nelle serre, in 20 minuti con la trasversale arrivo a Soverato e mi faccio il bagno. Dormo al fresco, senza le zanzare, godo di natura meravigliosa e allo stesso tempo di Soverato, movida di Soverato, insomma, ecco, di mare e montagna a 20 minuti. Cosa si desidera di più? Un saluto a tutti a GIJ da questo meraviglioso territorio che speriamo di rivedere con la neve quest'anno.